puntata di oggi racconta l'entusiasmo, la grande umanità di Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger crescerà in una famiglia molto grande. In casa sarà circondato da madre, nonne, zie, cameriere, tantissime presenze femminili con cui lui amava passare il suo tempo. Avevano anche una cartoleria dove molto spesso si richiudeva. Quando crescerà, quindi, gli sembrerà normale essere circondato sempre da tante donne, al punto che quando uscirà di casa avrà un approccio verso l'altro sesso del tutto originale. Schrödinger era famoso per essere un inguaribile sciupafemmine, un grande seduttore di bellezze femminili. Era molto charmante e stiloso nel suo modo di rapportarsi con le donne. Era anche un grande studioso della mente umana. Ha scritto un libro, Mente e Materia, veramente incredibile per l'attualità dei suoi pensieri, se si pensa che le neuroscienze sono il nuovo traguardo per molti istituti di ricerca. Con gli argomenti che trattava in questo libro aveva tutte le donne che voleva, se le prendeva così, con la testa. Entrerà in scena veramente soltanto negli anni 30, spiazzerà tutti con il suo paradosso del gatto. Ancora oggi l'esperimento del gatto di Schrödinger è tra gli aneddoti di fisica più citati al di fuori dell'ambiente scientifico, da trasmissioni televisive a film, da videogiochi a fumetti. I richiami al gatto di Schrödinger continuano ad aumentare, sono tantissimi. È presente in 4 episodi di The Big Bang Theory, poi Game of Thrones, Futurama, Doctor Who, nei film Serious Man, Men's Girl, Repo Man, nei videogiochi Warframe, Final Fantasy, Puzzlecraft e in numerosissime webcomics. L'esperimento mentale del gatto di Schrödinger è un esperimento mentale, cioè fattibile soltanto nel laboratorio del cervello. Allo scopo di illustrare come l'interpretazione ortodossa della meccanica quantistica fornisca risultati paradossali se applicata al mondo macroscopico. L'esperimento nasce nel contesto della discussione del paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen, che criticava l'entanglement quantistico proprio dell'interpretazione di Niels Bohr e della scuola di Copenaghen. Schrödinger, che condivideva con Einstein lo scetticismo verso la teoria di Bohr, fece notare un altro aspetto problematico. Schrödinger si chiede cosa succederebbe se chiudessimo un gatto in una scatola con un dispositivo contenente un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. La particella emessa dal nucleo durante un decadimento innesca un meccanismo che rilascia il veleno nella scatola e il gatto muore istantaneamente. Il momento in cui il nucleo radioattivo decade è uno di quegli eventi che non si può prevedere precisamente. Si riesce solo a dire che c'è una certa probabilità di decadimento dopo un certo periodo di tempo. Secondo Schrödinger, finché non apriamo la scatola per controllare il suo stato di salute, non possiamo dire se il gatto sia vivo o morto, ma deve essere in entrambi gli stati contemporaneamente. Il gatto o è vivo o è morto e l'apertura della scatola non può certo influenzare il risultato. Sicuramente si tratta solo della nostra ignoranza di quello che è già successo. È questo il ragionamento che fa Schrödinger. Mentre Bohr e Heisenberg dicevano un'altra cosa. Il gatto non poteva essere vivo e morto contemporaneamente e il gatto non poteva essere un'entità fornita di realtà indipendente finché non si apriva la scatola per controllare. Il loro ragionamento era finché la scatola è chiusa non abbiamo niente da dire sul vero stato del gatto perché non possiamo descrivere la realtà in assenza di misure. Quando la apriremo invece sì. La grandezza di Erwin Schrödinger sta anche in altro, ed era nel suo carattere. A lui non interessava il presenzialismo, non gli importava omaggiare i potenti, non gli importava la formalità delle situazioni, non utilizzava un linguaggio fatto di frasi fatte e luoghi comuni. Rifuggiva da ogni forma di rigore, di ritrovo istituzionalizzato. Non si vedeva alle cene o alle serate mondane. Vestiva come gli pareva lui, in tutte le situazioni. Ma avremo ancora modo di conoscere Schrödinger nel corso delle nostre puntate. Per il momento vi do appuntamento alla prossima volta con un altro fisico, un'altra morale, un altro racconto.